Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e da Giampaolo Del Bianco e benvenuti a questa nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Ciao Giampi, come stai? Ciao Fabio, molto bene, anche perché oggi abbiamo ospite una mia amica e ci tengo molto. Già, e se, non so se cosa ne pensi, ma secondo me sarà questa puntata un bel ponte tra la puntata passata e questa, appunto. Sì, sì, è un po', c'è una continuità perfetta, diciamo, tematica. Esattamente, esattamente. E, bene, allora, come al solito, prima di introdurre l'ospite che ci è venuta a trovare oggi, ricordo di iscriversi, a chi non l'avesse ancora fatto, ai nostri canali, al nostro canale YouTube, al nostro canale Telegram, al nostro gruppo Facebook. Basta che scriviate alla ricerca dell'anima e insomma qualcosa trovate sia da una parte che dall'altra, e tutto ciò per rimanere sempre connessi con le nostre attività, le nostre nuove puntate, eccetera. Non solo, ma sul canale YouTube avete anche la possibilità di abbonarvi con piccolo contributo per insomma sostenere la nostra attività, il nostro canale. E detto ciò, Giampaolo, come hai ben detto tu, oggi c'è una tua amica, ma anche mia, posso dirlo? Certo. Ed è anche una collega formatrice, condividiamo l'esperienza di formazione in alcuni corsi in comune io e lei. E allora adesso approfondiremo, ma vorrei presentarla con le sue stesse parole, perché mi è piaciuta particolarmente questa presentazione. E quindi questo è quello che lei dice di sé. Il mio percorso è nato diversi anni fa, quando iniziai a cercare la strada per uscire dalla mia sofferenza, da quel disagio che vivevo senza avere apparentemente grandi problemi. Iniziai a farmi tante domande per comprendere la causa, volendo trovare la strada verso la serenità. Ho incontrato tanti aiuti e sostegni, poi ho capito che questi aiuti e questi sostegni erano fini a se stessi, se non li trasformavo in strumenti da utilizzare per uscire da queste sofferenze. Ho iniziato come conduttrice di gruppi di autoaiuto con persone che vivevano il disagio degli attacchi di panico, per poi diventare life coach e in seguito breath coach e counselor. Quando ho incontrato, o per meglio dire, ha fatto in modo di farsi vedere da me la metamedicina, ho iniziato un percorso che mi ha portato a toccare sempre più in profondità il mio essere e ha cambiato il mio vivere quotidiano in qualcosa di nuovo e di meraviglioso. Finalmente ho trovato le risposte alle mie domande, la causa ai miei disagi, il perché nella mia vita si ripetevano le stesse dinamiche, gli stessi copioni. Ho iniziato a portare chiarezza dentro di me, comprendendo la mia parte di responsabilità in quello che stavo vivendo. È stato sorprendente vedere come nel corso degli anni avevo alimentato le mie credenze e iniziai a lavorare sulle mie ferite. Ho imparato ad assumermi la mia parte di responsabilità uscendo dal ruolo di vittima, restituendo agli altri la loro parte. Niente più giustificazioni e manipolazioni dietro cui nascondersi. Da quel momento ho iniziato a vivere la libertà che tanto inseguivo. Adesso offro tutta la mia esperienza personale a chi vuole percorrere quel meraviglioso viaggio dentro se stessi, che non sempre sarà facile, ma è il più bel regalo che ognuno di noi può fare a se stesso. Susanna Rossi, benvenuta. Salve, grazie per l'invito, grata di essere qua. E con questa presentazione che hai fatto, mi hai fatto un po' rivivere tutto questo che avevo scritto e mi sono detta, guarda in quante parole ho espresso un po' tutto quello che è stato il mio percorso. È stato un percorso sicuramente avvincente, no? Interessante, che devo dire spesso, no? Incoraggiamo o cerchiamo in qualche maniera, attraverso anche alla ricerca dell'anima, appunto incoraggiamo ad affrontare, no, Giampaolo? Assolutamente sì, però volevo partire da un punto: non diamo per scontato nulla e chiediamo subito, mettendoci nei panni dei nostri ascoltatori, che cos'è la metamedicina, perché non è detto che tutti lo sappiano.
Infatti avrei iniziato proprio con questa, a rispondere a questa domanda, no? Che cos'è la metamedicina? Ed è una domanda molto, sembra semplice, ma invece è molto complessa, perché la metamedicina è molto vasta. Io inizierei per rispondere innanzitutto a dire il significato della parola, questo prefisso meta, perché a volte confonde un po' la parola metamedicina. Allora volevo dire che questo prefisso meta ha il significato in greco al di là, per cui andare oltre. Mentre nella lingua pali, che è la lingua che veniva parlata all'epoca di Gesù, significa compassione. Infatti molti la definiscono anche la medicina della compassione. Perché? Perché si entra, diciamo, attraverso l'ascolto, si entra un po' nella storia, nel vissuto della persona, e con l'amore, con la compassione accompagniamo la persona affinché possa trovare dentro di sé la propria risposta. Per cui c'è questa parte molto di amore e di compassione. E al di là di cosa, no? Al di là della medicina, vi voglio portare questa metafora, tanto per comprendere un pochino meglio, trasmettere meglio questo significato, la metafora dell'iceberg, una metafora che portiamo spesso in metamedicina, no? Abbiamo presente l'iceberg, e l'iceberg ha quella parte che vediamo, quella parte che emerge dalle acque, e poi quella parte che invece è sommersa, che solitamente è sempre molto più grande della parte che emerge. Ecco, la parte che emerge noi possiamo vederla come fosse quello che noi vediamo, per cui può essere il sintomo fisico, può essere il disagio che noi viviamo, possono essere i nostri pensieri, le cose a noi conosciute, diciamo così. Poi c'è questa parte sommersa, che è quella parte che fa parte di noi, ma che è sconosciuta, quella parte inconscia. È quella parte dove magari ci sono le nostre credenze, le nostre convinzioni, ci sono tutto quello che noi viviamo, ma che di cui non siamo coscienti, ma che in qualche maniera guidano la nostra vita. Ecco, potremmo dire che la metamedicina va a lavorare su questa parte nascosta, mentre la medicina va a lavorare su quella parte che emerge. Se noi prendiamo ad esempio un sintomo fisico, la medicina curerà il sintomo fisico con un medicamento, con un farmaco. La metamedicina va al di là, va oltre, nel senso che va a ricercare la causa di questo sintomo fisico. Per cui è questo un po' diciamo la spiegazione di andare al di là, no? Di questa parola meta che è stata messa precedentemente alla parola medicina. Per cui sia medicina che metamedicina sono due approcci che possono andare a completamento, perché uno cura il sintomo, l'altro va a ricercarne la causa, e la causa emozionale, la causa che sta dietro a quel sintomo fisico. E poi vorrei anche allargare un pochino di più questo strumento, perché non è solo una ricerca della causa emozionale che sta dietro il sintomo fisico, ma la metamedicina è un approccio che possiamo che ci può essere d'aiuto in qualsiasi campo della nostra vita, per cui non solo quando viviamo qualcosa di disagio a livello fisico, ma anche quando viviamo dei disagi relazionali, per cui la possiamo utilizzare, come solitamente dico, a 360 gradi in ogni campo della nostra vita, perché ci permette un po' di andare al nostro ascolto, all'ascolto profondo, e andare alla ricerca di quella causa emozionale che sta dietro ogni nostro disagio. Per cui alcuni la definiscono anche, diciamo, una psicosomatica, cioè una lettura psicosomatica, perché dà un significato simbolico al sintomo fisico che stiamo vivendo. Io personalmente la sento, la vivo proprio come una filosofia di vita, perché la applico quotidianamente nella mia vita in ogni campo. Per cui vedete come è vasta, diciamo, la possibilità di applicazione della metamedicina. Non è solo
diciamo, relativa a una cosa ristretta ed è difficile a volte descriverla. Ecco, però io ti chiedo proprio di descriverci invece come applicarla in qualsiasi campo, cioè in un campo diverso da quella che può essere una malattia piuttosto che una situazione di disagio fisico. Infatti, cioè, per me è stata molto d'aiuto per quanto riguarda anche disagi che vivevo nelle relazioni, i miei disagi quotidiani che vivevo al di fuori dei piccoli sintomi fisici che potevo vivere. Perché molto spesso nella nostra vita viviamo, diciamo, dei copioni ripetitivi, no? Io personalmente mi ero ritrovata a vivere delle situazioni che potevano cambiare, come dicevo io, gli attori, ma le situazioni erano sempre le stesse, per cui cambiavano gli attori, ma la scena teatrale che mettevo in atto era sempre la stessa. Per cui c'erano questi copioni ripetitivi che di nuovo incontravo, no? All'inizio, almeno per me è successo così, ma poi ho visto anche per altre persone, si va sempre un po' a incolpare gli altri, a incolpare le situazioni, andare sempre a trovare la colpa al di fuori di noi. E invece poi, appunto, ho scoperto che tutto parte da noi, no? Per cui ritorniamo verso noi stessi. E come ci può aiutare in questo? Ci può aiutare a tornare al nostro ascolto profondo e a trovare quella causa che ci porta poi a ripetere sempre le stesse, a trovare le situazioni che si ripetono sempre nello stesso modo. Ad esempio, nella mia storia personale posso dire che la metamedicina mi ha dato due doni. La metamedicina trasmette e insegna attraverso domande, no? Perché le domande ci portano a riflettere. Questi due doni che mi ha portato sono due domande. La prima è: cosa parte da me? Per cui, ritornando alla domanda che mi hai fatto, mi sono andata a chiedere cosa partiva da me. Cioè, cos'è che io stavo mettendo in atto, che stavo portando in questa situazione affinché mi si ripresentassero questi copioni ripetitivi, no? Sempre questi stessi scenari. E la seconda è: qual è la lezione che questa situazione, che questo evento, che questa persona è venuta ad insegnarmi? Per cui cosa devo imparare da tutto questo? E queste sono le due domande che mi porto sempre quotidianamente e mi faccio tutte le volte che mi trovo in difficoltà, che trovo qualcosa da voler risolvere, da voler andare sempre verso più il benessere. E attraverso queste domande andiamo un po' a ricercare quello che in metamedicina noi chiamiamo equazioni, che sarebbero un po' quelle credenze che abbiamo registrato nella nostra memoria emozionale. E qui apriamo al discorso sulla memoria emozionale, che è il lavoro che andiamo a fare poi in metamedicina, proprio per andare a trasformare e a cambiare quelle equazioni, quelle credenze che sono depotenzianti per la nostra vita, cambiarle e trasformarle in equazioni potenzianti, perché può essere che attraverso l'ascolto della nostra storia, del nostro vissuto, risaliamo a delle situazioni che abbiamo vissuto solitamente nell'infanzia, perché l'infanzia è sempre il momento nel quale facciamo le prime esperienze, nel momento che diciamo impariamo, assimiliamo, siamo come delle spugne, no? Per cui impariamo da tutto ciò che vediamo e che viviamo. E solitamente la grande scuola, diciamo, i nostri primi insegnanti sono i nostri genitori, la nostra famiglia, oppure le figure genitoriali che abbiamo avuto. E da allora apprendiamo tante cose che sono anche schemi relazionali che sono favorevoli per noi e che ripetiamo nella vita di adulti, oppure apprendiamo anche degli schemi relazionali, delle dinamiche che magari non sono così favorevoli per noi e che poi da adulti li ripetiamo e non capiamo nemmeno perché li stiamo ripetendo. E allora andiamo un po' a ricercare questa causa, da dove nasce tutto questo, e per andare poi a trasformare un po' quell'interpretazione
e quel significato che possiamo aver dato a un episodio vissuto nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza. È davvero affascinante sempre il discorso dei copioni e di ciò che nella nostra vita si in qualche modo ripropone sempre, no? Ma arriviamo mai effettivamente quel copione a dimenticarlo in qualche modo? Più che dimenticarlo, direi a trasformarlo. O a trasformarlo. Perché dimenticare, io dico sempre che tutto quello che noi siamo stati è grazie a tutto quello che noi siamo stati, che siamo la persona che siamo adesso, per cui io mi sono trovata a vivere delle situazioni anche di sofferenza, ma poi con il tempo a ringraziarle, perché sono quelle che mi hanno fatto lavorare, sono quelle che mi hanno fatto trasformare poi tutti questi copioni. Si può, diciamo che il metodo, chiamiamolo metodo, che la metamedicina diciamo ci propone, lo strumento che ci offre proprio per andare a trasformare tutto questo, è uno strumento che noi possiamo utilizzare, e lo possiamo utilizzare, non è uno strumento che va a dimenticare, per cui che usiamo diciamo la testa per poter la nostra razionalità per poter andare a cambiare la situazione, a dimenticare, a dire ma sì, ma però no. È proprio uno strumento dove andiamo a lavorare da un punto di vista emozionale, per cui andiamo a, diciamo, accompagniamo noi operatori, noi consulenti di metamedicina, accompagniamo la persona a rivivere un po' quella situazione, a ritrovare innanzitutto quell'evento, quell'evento nel quale c'è stata un'interpretazione che poi dalla quale è nata una credenza, dalla quale è nata un'equazione, che poi è quella che un po' ha guidato tutta la vita della persona. Per cui andando a ritrovare questo evento, accompagniamo la persona a riviverlo, ma in maniera emozionale, no? Per cui andiamo, passiamo un po' da quello che può essere irrazionale, può essere la testa, e passiamo al livello del cuore. Per quello che parliamo anche di compassione e parliamo di amore, perché si va a livello del cuore e si va attraverso proprio l'emozione della persona, attraverso il sentire che quella persona ha vissuto in quell'episodio, a trasformare quell'interpretazione che magari ha dato in quel momento. Ti porto un esempio. Ti porto un esempio, se da piccola ho vissuto una situazione, no? Nel quale magari i miei genitori si sono separati, mio padre è andato via di casa e io ho sofferto tantissimo perché amavo molto mio padre, oppure perché magari da piccola ho perso mia madre e magari ho sofferto. E inconsciamente mi sono detta che amare è uguale soffrire, ok? Può essere che poi io da adulta vado avanti, gli anni passano, e da adulta poi mi ritrovo a non riuscire ad amare le persone, oppure ogni volta che mi trovo in rapporto con una persona che inizia magari a sentire un sentimento d'amore, io in qualche maniera saboto quella relazione. Non entro in quella relazione, o magari fuggo, metto in atto altri meccanismi. E non mi rendo conto perché. E mi chiedo, ma perché io non riesco ad avere una relazione? E allora la metamedicina ci offre questo strumento perché può essere che da piccola magari ho tratto questa conclusione che amare è uguale soffrire. E allora per non soffrire mi precluderò, diciamo così, di amare. Per cui mi precluderò di entrare in relazione. Gianpaolo, amare uguale soffrire. Ma quante altre similitudini ci possiamo inventare, è una brutta parola, ma possiamo vivere nella nostra infanzia che poi ci portano a vivere costantemente quel copione o quella situazione? Questa riflessione su quello che la metamedicina chiama
equazioni, no? Che sono i copioni, che si possono chiamare anche convinzioni limitanti, memorie emozionali, vari discipline ne chiamano in modi diversi. Noi l'abbiamo già affrontato anche in altri ambiti, penso all'albero psicogenealogico, no? E per certi aspetti anche alle costellazioni familiari. Il merito della metamedicina è che ha sistematizzato, come dire, la ricerca rispetto a tutto questo, e offre uno strumento anche molto profondo, anche se pratico. Io rispetto a questo volevo chiedere alla nostra ospite: la metamedicina come metodo ha un genitore, che è Claudia Rendick. E Claudia Rendick, che è autrice famosa a livello internazionale, ha scritto molti libri, forse il più noto di tutti, quello che si associa subito alla metamedicina, è il dizionario, no? Di metamedicina. Volevo chiederti qualcosa rispetto all'esperienza di Claudia Rendick, che te conosci bene, che sei formata con lei, e qualcosa rispetto a questo libro, perché anche coloro che non conoscono bene la metamedicina, comunque questo libro l'hanno visto, è passato per le mani di tutti quelli che si occupano di crescita personale. Sì, la fondatrice della metamedicina, come dici te, Claudia Renville, e lei è canadese, nasce come microbiologa e lavora per più di 10 anni in ospedale in Canada. Poi vicissitudini della sua vita, vive diverse situazioni di sofferenza, tante situazioni felici ma anche tante situazioni di sofferenza, e queste la portano a fare una ricerca personale. Una ricerca personale, lei è sempre stata una persona che si poneva tante domande, non si fermava sulle questioni così come gli venivano dette o date, ma anzi rifletteva e si faceva sempre tante domande. Tutte queste domande l'hanno portata anche a chiedersi da dove poteva partire la sua sofferenza, no? Perché si era ritrovata a vivere questi schemi relazionali magari depotenzianti. Poi, avendo anche questo studio di microbiologia, ha riportato anche tutte queste domande, questo chiedersi anche rispetto ai sintomi fisici, per cui ha scritto diversi libri, come dici te. Quello che ha scritto, che è più il best seller, è Il grande dizionario della metamedicina e Metamedicina 2.0, ogni sintomo è un messaggio, dove appunto c'è un significato simbolico, cioè a ogni sintomo, diciamo, riporta un significato simbolico. Questo significato simbolico lei lo pone sempre sotto forma di domanda, perché in metamedicina non c'è niente di assoluto, non è quel sintomo equivale, non c'è un protocollo che il sintomo equivale a quell'emozione, a quel sentimento, no. È una possibilità, sono tutte chiavi da verificare col vissuto e con la storia della persona. E Claudia Renville, appunto, cominciando a farsi tutte queste domande, poi ha cominciato a frequentare i centri di crescita personale in Canada, ha cominciato a incontrare anche persone. E diciamo che la metamedicina nasce tutto dalla sua esperienza personale, dall'esperienza che ha vissuto incontrando, diciamo, tante persone. E, per cui è un metodo che viene fuori proprio da tutto il suo percorso e da tutti i suoi studi. In tutti questi suoi studi poi ha incontrato la memoria emozionale, come si diceva prima, come funziona la memoria emozionale, e lì ha tirato fuori il seminario, il lavoro fulcro di metamedicina, che è proprio la liberazione della memoria emozionale. Per chi si vuole approcciare alla metamedicina, consiglio sempre il libro Metamedicina 2.0, come dicevi te Giampaolo, ogni sintomo è un messaggio, perché proprio in quel libro, nelle prime pagine, c'è tanta spiegazione di come si può utilizzare la metamedicina, di come ci può aiutare nella nostra vita. E poi ci sono anche gli apparati, in ogni apparato i sintomi fisici e le rispettive domande che ci possiamo porre, perché quando abbiamo anche un sintomo fisico cominciamo a porci delle domande, perché la metamedicina ci vuole aiutare a diventare degli osservatori di noi stessi, per cui con le domande cominciamo a osservarci, perché poi ci vuole rendere autonomi nel processo per arrivare al benessere. Volevo che tu ti fermassi un attimo su questo concetto della liberazione, no? Che è un termine molto forte, molto evocativo, ma che cosa significa dentro questa cornice di cui stiamo parlando?
Allora, questa liberazione della memoria emozionale, che ha il nome anche poi di un seminario, seminario importante, il seminario base di metamedicina, è andare come raccontavo prima, quando parlavo di questa equazione, di questa credenza, di quello che noi registriamo, no? Nella nostra memoria emozionale. Andare a rivivere. Perché molto probabilmente noi abbiamo vissuto un episodio nel passato nel quale abbiamo tratto abbiamo dato un significato, abbiamo dato un'interpretazione. E da questa interpretazione, da questo significato è nato un'emozione, no? E prima ancora dell'emozione un sentimento. Per cui una nostra abbiamo dato un'impressione, un sentire, no? Che è nato da tutto questo, del quale poi è scaturita anche un'emozione. Ecco, molto probabilmente le situazioni che noi viviamo oggi da adulti, molto spesso io dico che noi abbiamo un fisico di adulti, no? Biologicamente siamo adulti, ma dentro di noi non siamo, vive ancora la nostra parte bambina, vive ancora il nostro bambino interiore, no? E molto spesso le reazioni che abbiamo oggi in questo corpo da adulti non sono le nostre reazioni adulte, ma sono ancora le reazioni di quel bambino che è rimasto incastrato magari in un episodio del passato nel quale ha avuto un'esperienza dalla quale gli è nata un sentire, gli è nata un'emozione, che poi è rimasta bloccata lì. Poi cresciamo nella vita, diventiamo adulti e oggi magari viviamo, ma viviamo con delle reazioni che poi non sono le reazioni dell'adulto, ma sono le reazioni di quella ancora di quel bambino. Infatti, in metamedicina andiamo a questa liberazione è andare a incontrare, riconoscere, incontrare quella nostra parte bambina, per cui quel nostro bambino interiore, per andarlo ad accogliere, per andarlo ad ascoltarlo, per andargli a dargli quello che gli è mancato. Magari quando era piccolo in quell'evento, per cui si va a riaccompagnare la persona in quell'evento per andarle a farle incontrare quel bambino interiore e in maniera tale di andare a portargli tutto quell'affetto che gli può essere stato mancato dalla mamma che gli è mancato, o dargli quel sostegno che gli è mancato magari da papà, in maniera da raggiungere quella maturità affettiva, perché al momento che noi raggiungiamo la maturità affettiva dentro di noi, che diventiamo un po' i genitori di noi stessi, in quella modalità lì possiamo andare a liberare quel bambino che è rimasto incastrato in un momento della vita, in un'emozione che poi ha creato delle situazioni depotenzianti per lui o per lei. Ecco, e questa maturità affettiva, immagino che non vi sia un'età in cui la si debba o per forza la si raggiunga, ma capita che non la si raggiunga mai? La maturità affettiva spesso ci troviamo a essere, appunto, come dicevo, adulti, ma la maturità affettiva magari non l'abbiamo raggiunta, no? Però la metamedicina, quello che ho scoperto e che è stato molto importante per me, è proprio andare a riconoscere l'esistenza di questa parte bambina dentro di me che aveva bisogno di sentirsi sostenuta, che gli mancava il sostegno. Il sostegno che poi poteva arrivare a vivere nella sua maturità affettiva, no? Affettiva, perché noi siamo sempre poi nella vita alla ricerca di qualcosa e soprattutto alla ricerca di sentirsi amati, perché quello che ci manca poi molto spesso è quello di sentirci amati, perché noi andiamo alla ricerca del riconoscimento, dell'essere visti, perché magari non ci sentiamo visti, non ci sentiamo riconosciuti, per cui di base non ci sentiamo amati. E arrivare un po' a scoprire che quello che ci manca innanzitutto ce lo possiamo dare noi, perché dentro di noi esistono
tre parti, c'è la parte quella femminile, la parte che equivale un po' alla parte della nostra mamma, possiamo dire come energia energeticamente, la parte maschile che equivale un po' alla parte del papà e la parte bambina. Se magari mi è mancato, non mi sono sentita amata da mia madre o sostenuta da mio padre, la metamedicina ci aiuta in questo senso, ci accompagna un po' con questa nostra parte materna o con questa nostra parte paterna, di andare ad accogliere quella nostra parte bambina, proprio per andargli a dare quello che gli è mancato magari in qualche momento della propria vita. Per cui andarli un po' a nutrire e così anche imparare che se oggi io magari devo affrontare da adulta una situazione nella quale ho bisogno di sentirmi sostenuta, anche oggi io posso andare a incontrare quella mia bambina e darle tutto quel sostegno di cui ho bisogno oggi per poter progredire. Per cui è sempre un, come dici te, si arriva mai? No, ma è sempre un continuo andare a nutrire tutte queste parti nostre, in maniera da diventare, come si dice in metamedicina, genitori di noi stessi, in maniera da diventare anche lì autonomi, autosufficienti, e poter affrontare al meglio le situazioni nella nostra vita di adulti. Ecco, a proposito sempre del andare a ricercare e ritrovare, riabbracciare il bambino interiore, fatto in un contesto appunto di un percorso magari di metamedicina, lo si fa in un contesto, diciamo così, protetto, comunque sicuro. È possibile in qualche modo, una volta che si è fatto quel percorso, imparare a farlo in autonomia? Certo, la metamedicina è proprio quello che vuole trasmettere, cioè ci vuole rendere autonomi, per cui è possibile, logicamente ci vuole sempre darsi del tempo, dedicarsi del tempo, perché è un lavoro profondo, non è un lavoro che uno può apprendere immediatamente. Magari all'inizio c'è bisogno, come dici te, di essere accompagnati, sostenuti, però piano piano si può tranquillamente andare a ritrovare quella nostra parte bambina, andarla ad accoglierla. E come dicevi prima nella presentazione, no? Io amo sempre dire che tutti noi vogliamo fare dei viaggi alla scoperta di mondi sconosciuti, no? E sì, che andiamo in isole o sperse chissà dove, in grandi lontanissime, però il viaggio più bello che si può fare è proprio il viaggio dentro di noi, perché si scoprono veramente tanti territori, tanti tesori preziosi, e uno di questi territori, di questi sconosciuti a me e di questi tesori preziosi che ho scoperto è proprio questo poter andare a incontrare questa mia parte bambina ogni volta che sento che ha bisogno, diciamo, di essere accolta o di essere sostenuta. Senti Giampaolo, volevo farti una porti una questione. Prima Susanna diceva che noi siamo spesso nei nostri copioni da adulti, i nostri copioni nascono da situazioni sorte in tenera età, normalmente dai nostri coi nostri genitori o comunque con delle figure genitoriali. È possibile che una figura genitoriale, che quindi non sia il genitore, ma non perché il genitore debba essere assente, ma perché magari una persona può avere una figura ulteriore oltre ai genitori come figura genitoriale, influisca addirittura di più di un vero genitore e soprattutto avviene esclusivamente appunto in tenera età o può essere anche una cosa protratta nel tempo? Spero di essermi spiegato. Sì, allora risponderei con insieme a John Bowlby. John Bowlby
grandissimo psicanalista, autore della teoria dell'attaccamento, che è una teoria accettata oggi trasversalmente da tutte le linee di pensiero. Ci dice una cosa, cioè ci dice che cos'è il legame di attaccamento? Il legame di attaccamento si prefigura per essere il legame che si forma tra il bambino e il caregiver, che normalmente è il genitore, ma che sono anche tutti gli altri adulti di riferimento, e che può essere connotato dall'avere una base sicura oppure no. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sicuramente il rapporto con i genitori, in primis con la madre, è un rapporto fondamentale. Poi, via via, però, anche tutti gli altri adulti di riferimento si prefigurano come importanti. Dentro queste relazioni, il bambino struttura una base che appunto può essere sicura o insicura. A seconda del tipo di base che ha strutturato, dice Gian Bowlby, questa base condizionerà anche i modelli operativi che poi tracceranno le relazioni dell'adulto. E sono termini diversi questi per dire esattamente la stessa cosa di cui ci ha parlato finora la nostra ospite. Direi che la teoria dell'attaccamento, insieme anche ad altre esperienze, tra le quali c'è importante la metamedicina, però ci dicono una cosa fondamentale, cioè Bowlby ha capito che le relazioni adulte erano in grado, in positivo, se erano funzionali, di ristrutturare le mancanze del passato. E certo, ha dato uno sguardo positivo alla nostra vita. Non è che se, certo, ci sono traumi infantili anche molto gravi, mancanze anche molto profonde, ferite anche dilagnanti, però non è che mi verrebbe da dire se il danno è fatto e non si può intervenire, non si può intervenire più. La vita è un viaggio meraviglioso proprio perché nelle altre esperienze che facciamo, nelle altre relazioni che facciamo, ci possiamo dare la possibilità anche di trasformare ciò che è accaduto prima. Il problema qual è? È quello che nell'iceberg di cui parlava Susanna, c'è una parte di noi che ha una tentazione fortissima non a cercare ciò che trasforma, ma a ripetere ciò che ferisce. E questa è quella che Freud chiamava la coazione a ripetere. Quindi sì, possono anche essere adulti che non sono genitori, ma che sono comunque adulti di riferimento, che possono sia in positivo che in negativo condizionarci, ma poi, come ci sta dicendo Susanna, conta anche molto il rapporto che l'adulto che sono stabilisce con il bambino che ho dentro, no? Perché lì c'è un potere quasi magico. Susanna, che ne dici? Sì, infatti mentre parlava Giampaolo stavo appunto riflettendo che, perché a volte perché poi il fondamentale, quello che si va a ricercare in metamedicina non è tanto la situazione come è accaduta, perché l'evento di per sé può nascere anche neutro, no? Sia con l'adulto, come dicevi, i genitori, oppure anche gli adulti di riferimento, perché poi crescendo si va anche a contatto innanzitutto in famiglia, ci può essere stato anche un parente che è stato fondamentale per noi, perché magari papà era fuori tutto il giorno e c'era uno zio, c'era un nonno, c'era qualche figura maschile che prendeva un po' il posto di papà. Oppure crescendo anche andando a scuola, gli insegnanti, l'autorità dell'insegnante che ci può sempre aver trasmesso qualcosa, che poi non è tanto quello, la situazione che abbiamo vissuto, ma quanto l'impressione che noi abbiamo avuto di quella situazione che abbiamo vissuto, cioè di quanto dentro di noi è nato quel sentire. Perché ad esempio, per me è stato fondamentale il sentire di non essere importante, non mi sono mai sentita importante, ma se vado a ricercare nella mia vita, vista dal di fuori, questa sensazione non poteva nemmeno nascere, perché dal di fuori non c'era niente, però era questa quell'impressione che io avevo avuto ed è stata quella, diciamo, credenza che ha guidato gran parte della mia vita. Per cui quello che mi piace sottolineare è proprio questo, cioè non tanto quello che è l'evento in sé, ma quanto ognuno di noi ha vissuto,
l'evento, per cui quel proprio significato, quella propria impressione, quel proprio sentimento che ha fatto nascere questo. E questo appunto nei primi anni della vita, ma con tante persone di riferimento, come diceva, di quella sicurezza, no? Sentirsi sicuro o non sicuro, di cui diceva anche prima Giampaolo. Per cui quello questo che mi sembra... Mi sembra un punto davvero importante, no? Il come effettivamente noi, la nostra chiave di lettura di una determinata situazione che vista dall'esterno magari potrebbe essere totalmente diversa. Come dicevi, anche il sentirsi importante, teoricamente ogni genitore fa sentire importante il suo figlio o sua figlia, ma magari quel figlio o quella figlia si sentono assolutamente abbandonati a loro stessi e per qualche ragione continuano a sentirsi. Ma infatti che cosa, è interessante questa cosa, e io come parli tantissimo di famiglie questa cosa la vedo tutti i giorni, perché ci sono tanti conflitti intrafamiliari, perché molto spesso le narrazioni non vengono accettate, no? Nel senso che lo stesso evento viene vissuto in modi diversi e questa diversità provoca conflitti profondi, no? Probabilmente se una persona come Susanna andasse dai genitori a dire io ho sentito questo, i genitori gli risponderebbero no, ma non è successo niente perché tu possa aver sentito questo, questa cosa non è vera. In realtà è che l'evento, come diceva Susanna, fa parte neutro. Quello che non è neutro sono i nostri modi di registrare, vero Susanna? Sì, ma in effetti se si guarda anche all'interno della stessa famiglia con più figli, sembrano quasi, quando vengono raccontati, genitori diversi, film diversi, no? Perché ognuno ha la sua realtà, cioè ognuno nella stessa educazione con gli stessi genitori poi ha assimilato e ha avuto, gli è nato dentro un sentire che è diverso, ognuno ha il suo sentire, no? Per cui è proprio questo, che anche all'interno della stessa famiglia ci possono essere figli con delle realtà diverse, diciamo, con delle storie diverse. E questo, faccio un passo in più, mi sono anche chiesta, ok, io ho il mio sentire, mio fratello con gli stessi genitori ha avuto un altro vissuto, ha avuto un altro sentire. Ma perché io ho avuto questo sentire? E allora lì arriva un po' quello che dicevo prima, il dono, il secondo dono che la metamedicina mi ha fatto, no? Quello, qual è la lezione che ho da imparare da tutto questo? Perché può essere che se io ho avuto questo sentire di non essere importante, no? Di non sentirmi importante, può darsi che avevo una lezione da imparare? Abbiamo tante lezioni da imparare, ma può essere che avessi una lezione da imparare. Questo magari quando siamo piccoli, quando siamo in mezzo a questo, non è che comprendiamo, però con la crescita, col percorso, col senno di poi e puntando un po' l'osservazione anche da dove siamo partiti, per cui tutto il nostro percorso, può essere che troviamo anche la lezione, e la mia lezione magari poteva essere quella di prendere il mio posto. Infatti nella mia vita questo mio non sentirmi importante ha fatto sì di non prendere mai il mio posto, ok? Per cui andiamo anche a vedere, andiamo a lavorare su tutto questo, ma andiamo a vedere anche poi cosa dobbiamo imparare, cosa abbiamo da imparare, perché nella vita poi abbiamo sempre qualcosa da imparare e le situazioni ci portano proprio a questo. Per cui dico, se nella famiglia un figlio registra determinate cose, le registra nella sua memoria emozionale, poi diventano un po' quella guida della sua vita, gli dà un po' l'autorità in questo, e un altro figlio un'altra cosa, cosa aveva da imparare un figlio, cosa aveva da imparare l'altro? Per cui andiamo un po' a ricercare la nostra lezione personale. Ma soprattutto io da genitore chiedo e mi chiedo, perché poi molto spesso i genitori, quando vedono i propri figli magari in momenti particolari della loro vita o particolarmente appunto magari che si sentono poco importanti mentre tu gli stai dando importanza, in un certo senso ti nasce questo senso di colpa, no? Dici, ecco, ti ho rovinato la vita per tutte le cose che ti ho passato, adesso il copione continuerà per... Ma effettivamente un genitore può sentirsi libero da questo senso di colpa, no? A questo punto possiamo dire di sì.
Può essere che questo senso di colpa, ci sorrido perché il senso di colpa poi è sempre presente, in una sfaccettatura o nell'altra è sempre presente questo senso di colpa. E, allora, innanzitutto se un genitore, dico io, se in questo caso te dici no, sento il senso di colpa per questo copione che si ripete, può essere che magari il genitore può andare a lavorare su di sé, andare a vedere da dove nasce tutto questo, proprio per ritornare a quella parola di prima, liberarci, no? Perché una cosa ripetitiva, una cosa che da padre in figlio si ripete, perché i copioni ripetitivi sono quelli poi che avvengono perché li abbiamo visti nei nostri genitori, ma a sua volta i nostri genitori l'hanno visto nei loro genitori, per cui andiamo proprio a liberarci, a liberare da tutto questo per andare a trasformare non solo il mio problema di figlio, diciamo così, il disagio che sto vivendo, ma a quel punto lì anche il genitore stesso può andare a lavorare su di sé se si rende conto di vivere questo. Ma se no, io ho visto che il cambiamento che ho fatto io poi di conseguenza è andata anche a migliorare tutti i rapporti vicino a me, per cui è andata a migliorare anche il rapporto con mia madre senza nemmeno magari che lei ne fosse consapevole, perché a volte, come dicevi te, il genitore fa del proprio meglio. Il figlio tende a incolpare il genitore a volte, ma poi mi sono resa conto che molto spesso noi non è che non siamo amati dal genitore, ma non siamo amati come noi vorremmo essere amati. Per cui è un po' un tenerci legati a vicenda, invece imparare proprio a essere completamente liberi, cioè mi libero io, e io mi sono sempre detta mi libero io, ma liberandomi me libero tutti intorno a me, perché sennò arrivano questi giochi col senso di colpa, come dici te, no? Arriva un po' la vittima, il carnefice, il salvatore, questi ruoli che giochiamo sempre nella famiglia soprattutto, no? A incolpare, poi siamo le vittime, e invece arrivare proprio alla liberazione di tutto questo, e questo può avvenire proprio andando un po' ad ascoltarci, ritornando ognuno di noi, ritornando verso noi stessi. A cosa parte da me? Cosa sto portando di mio in tutto questo? Senti Susanna, come tu ben sai, il nostro podcast si chiama Alla ricerca dell'anima e tutti gli ospiti che ci vengono a trovare rispondono ad una stessa domanda, che è: che cos'è per te l'anima? Questo è un domandone, più che una domanda. Allora, se vado a rispondere cos'è per me l'anima, vado nella testa, vado nel mio razionale, no? E io ho imparato attraverso la metamedicina invece andare verso il sentire, non andare verso la testa, ma andare verso il cuore. Quando te mi hai fatto questa domanda, io ho percepito, ho sentito delle vibrazioni profondissime dentro di me, no? Una vibrazione profonda dentro di me, mi è salita ancora di più un sorriso sulle labbra, come se questa parola anima fosse andata a risvegliare, a richiamare una parte mia profonda, come se si fosse sentita chiamata e si fosse detta eccomi, ci sono. Ed è quello che tante volte mi fa venire in mente nella vita, mi sono detta io, ma chi me lo fa fare, no? Perché magari ci troviamo a fare qualcosa di pesante, e a volte dici, ma chi me lo fa fare? E ogni volta di fronte a questa domanda ho sentito una vocina lontanissima dentro di me che mi diceva, falla. Chi me lo fa fare? Falla. Quella vocina che mi dice, fai quella cosa. Per cui è quella voce profonda che in questo momento, mentre hai fatto quella domanda, si è sentita contattata. Grazie, grazie davvero Susanna per essere stata qui con noi e torna a trovarci presto. Quando volete, con molto molto piacere, grazie a voi di questo invito. Ciao Susanna. Ciao Giampaolo, ciao Fabio. Ciao. Giampaolo, come promesso c'è stato, no? un fil rouge con la precedente la nostra tappa. Sì, a proposito di questo, quando prima dicevi che c'era una linea di continuità tra l'ultima puntata e questa, a me piace pensare che
ormai i contenuti del nostro canale sono vasti e quindi che alcune puntate possano essere riprese dai nostri ascoltatori anche per comporre una sorta di ragionamento, no? Sulle sì. cose che diciamo, non so se sei d'accordo, ma è questa cosa oramai credo che sia ampiamente possibile. Quindi magari questa cosa viene anche aiutata da te, che ogni tanto riproponi soprattutto su YouTube dei piccoli spezzoni delle puntate, e questo aiuta i nostri ascoltatori poi a comporre questo ragionamento, no? Sulle cose di parte. È vero, sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Non solo, ma poi alla fine della, per chi arriva alla fine del video, soprattutto su YouTube, poi si ritrova a volte anche delle puntate passate che in qualche modo o abbiamo citato o in qualche modo hanno a che fare, sono attinenti con la puntata che si è appena seguita. E, beh, detto questo, come sempre Giampi, ti do l'appuntamento alla nostra prossima tappa e ti mando un grande abbraccio. Che io ricambio e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.